Amici, oggi parleremo dei succhi di frutta. Vedete, questo è uno a caso che ho preso, no? Alle persone amanti della frutta, amanti delle vitamine, non fatevi ingannare dalla pubblicità con su scritto vitamina A, B, C. Non dico che qui dentro non ci sono vitamine. Quello che voglio farvi capire è che la miglior cosa da fare è prendere un arancio, prendere un caco, prendere una banana. Mischiare tutto, fare tipo frullato, succo, quello che sia, la frutta naturale è sempre la migliore. E ma perché? Uno magari dirà, dice, ma perché qui non, cosa c'è che non va qui? Niente, che metà che ci mettono metà acqua dentro, tanto per cominciare, una grossa percentuale di acqua. E non è tutto. A parte gli acidi che ci sono dentro, acidificante, acido ciclico che viene usato anche per lavare, c'è un prodotto chimico che c'è anche nelle cose per lavare, tipo il prodotto che usate per lavare. Allora dico io, cioè, ma siete sicuri di bere questa roba che vi faccia bene davvero? Siete sicuri? E poi il concentrato della frutta dentro, non c'è niente che sia, no, anzi, qualcosa c'è, la marca Michel, oh, buonissimo. Allora, se siete furbi, fatelo a casa, prendete la frutta, le arance e fatelo voi, guarda, è la miglior cosa da fare. La migliore cosa da fare, non fatevi fregare da questi succhi, perché adesso gira voce anche, a parte le sostanze, a parte che dicono in certi succhi hanno trovato insetti, cioè usano anche degli insetti macinati, diciamo, insomma, fanno delle truffe che non c'è da fidarsi. Quindi la miglior cosa da fare, a parte qui magari non troverete i coloranti, ma in molte parti ci sono. Se non mettono i coloranti, mettono altre sostanze e quindi siamo sempre lì, perché non è neanche biologico questo, tanto per cominciare. Per il resto è consigliato da parte mia, sempre per farvi scoprire le cose, vi voglio bene, quelli che mi seguono, e niente. Fatelo a casa con la frutta vera, ok? Ho finito, è tutto. E questo non lo comprate, non spendete un sacco di soldi per niente. Prendete la frutta, fatelo a casa il succo, che sicuramente c'è più vitamine che questa roba qua, perché questa roba qua, oltre alle vitamine, c'è anche tanta roba che vi fa male ai reni, al fegato. E quando vi ammalate, dopo dico, ah, ma io bevevo questo succo, e non lo so. Ah, il dottore vi dirà, ma no, ma succede. E magari è causato da questo. Quindi con la frutta andate sul sicuro. Mi raccomando, ok? Condividete questo video, mettete un mi piace se vi piace il video, ok? Bye, DJ David Lacoste.